Vittorio Pozzo guidò la nazionale italiana di calcio in tre distinti periodi, in breve tempo nel 1912, poi nel 24 dal marzo al giugno e infine il periodo più importante, anche più vittorioso, dal 1 dicembre del 29 al 5 agosto del 48. Il bilancio di Vittorio Pozzo è di due titoli mondiali consecutivi, Italia 34 e Francia 38, un titolo olimpico, Berlino 1936 e due coppe internazionali che all'epoca erano molto importanti, 1930 e 1935. Vittorio Pozzo ha il record di 30 gare consecutive della nazionale senza sconfitte, con 24 vittorie e 6 pareggi. Questo record è stato eguagliato proprio ieri sera, dopo la partita Italia-Montenegro vinta per 2-1 dalla nazionale italiana di Marcello Lippi, proprio dal viareggino Marcello Lippi, campione del mondo in carica con l'Italia per la quarta volta campione del mondo. Il mito quindi è stato raggiunto. Lippi ha un 34 panchine sulla nazionale italiana con 20 vittorie, 12 pareggi e 2 sole sconfitte. L'ultima sconfitta di Marcello Lippi a Celje contro la Slovenia per 1-0 il 9 ottobre del 2004. Ci piace in questa occasione, andando a frugare nei nostri archivi, mostrarvi un Lippi di annata. Dopo aver allenato la primavera della Sampdoria, inizio carriera come allenatore, poi il Pontedera, il Siena, la Pistoiese, la Carrarese, il Cesena e la Lucchese, approdò all'Atalanta per un solo anno, poi l'avventura di Napoli, che lo lanciò al meglio, era l'anno 93-94. Vi proponiamo questa intervista del 16 ottobre del 1993, quindi esattamente 15 anni fa. Alla vigilia di una gara tra Napoli e Cagliari, Marcello Lippi, viareggino come noi, ci venne a trovare in studio. Buon sesto posto finale in campionato per quel Napoli. Ripresa del campionato con Cagliari-Napoli, una partita importante, ne parliamo con Lippi, allenatore dei Partenopei. Ecco, da Lippi volevo sapere questo, c'è due fasi di rendimento della sua squadra Lippi, la prima brutta con 3 gare, 1 punto, e la seconda con 4 gare, ben 6 punti. Che cosa è sopravvenuto, ecco, nel frattempo? Potremmo anche dire 2 gare, nessun punto, punto e 5 gare, 7 punti. È venuto niente di particolare. I risultati, sa, non è che sempre sono legati da un rendimento per forza deficitario o comunque eccellente. Sono stati due sconfitti, due partenze, due partite non giocate male con Sampdoria e Cremonese, e poi dopo c'è stato qualche cosa, qualche cambiamento, diciamo così, da parte mia, che ha portato all'innesto di alcuni giocatori che hanno dato sicuramente una vitalità, una vigoria diversa alla squadra. Ecco, alcuni giocatori che sono ovviamente i giovani della primavera, Caruso, Cannavale, eccetera, no? Cannavaro viene dal settore giovanile, Caruso viene da fuori, ma altri, Vecchia. Ma Vecchia che viene dall'Avellino, ma poi dopo non è soltanto questo, perché non sarebbe troppo semplicistico dare il merito di questa svolta. C'è stata una presa di coscienza generale da parte di tutti, e tutti hanno cominciato a remare nella direzione giusta e con l'intensità giusta. Ecco lì, per intensità giusta, ecco perché è difficile in una piazza esigente, anche giustamente abituata al bel calcio negli ultimi anni come il Napoli, poter gestire il dopo Maradona, perché fra parentesi vediamo per esempio il Parma come è diventato ancora più grande con i due, no? Zola che è venuto Sì. dal Napoli, no? Vabbè, il E Crippa. napoletano, Zola e Crippa, sì. Il napoletano apprezza tantissimo la genialità, la fantasia, la creatività del grande giocatore, però creda che apprezza anche la voglia di fare, l'unità di intenti, lo spirito giusto di ragazzi che non hanno la stoffa del grandissimo campione, però hanno la volontà di dare al loro pubblico la soddisfazione di lottare su tutti i palloni. Il napoletano apprezza sia l'una che l'altra cosa, perché si identifica un po', no? Il napoletano nel giocatore che è sul campo, che dà tutto, che lotta su tutti i palloni, e poi apprezza logicamente il Maradona della situazione. Sì, ecco, Cagliari lo scorso anno, lei era guida dell'Atalanta, mi sembra una vittoria e una sconfitta. Che si La ricorda di vittoria è questa una squadra? sconfitta, gli stessi risultati, 2-1. Mi ricordo un'annata eccezionale dell'anno scorso, accomunata alla nostra, dell'Atalanta, che sono state Sì, Cagliari ed lì, Atalanta sono due. le due squadre, diciamo così, le outsider in senso positivo del campionato, e per un punto l'ha spuntata il Cagliari alla fine per la UEFA. Perciò mi ricordo di una squadra tenace, di una squadra con buone qualità, e cose che sta confermando anche all'inizio di quest'anno con l'acquisto di, fra l'altro, di un giocatore molto importante come Dely Valdes, che sta dimostrando di essere molto bravo, e la conferma degli altri. Ecco, fra l'altro questo Dely Valdes ha dato opportunità anche all'allenatore Giorgi di poter spostare in un altro ruolo di punta arretrata quell'Oliveira, no? Perché sta giocando meglio Oliveira Eh quest'anno. sì, è molto veloce, molto rapido, partendo un po' dall'esterno mette in difficoltà. Sarà una bella partita, però neanche il Napoli ha le sue armi per fare qualcosa di buono. Quindi lei ci avrebbe un po' il dente avvelenato contro il Cagliari, per No, via del fatto, no, no, sempre per il fatto dell'UEFA, non c'è no? il dente avvelenato, c'è un desiderio di
di fare bene per continuare la nostra striscia positiva. Ecco, tra l'altro, guardando un po' le statistiche, mi viene in mente che il Napoli non vince a Cagliari addirittura al 65-66. Perciò sarebbe arrivato anche, sarebbe l'ora di fare questo risultato. A parte scherzi, sarebbe importante. Ma la squadra sta bene, la squadra ci crede, ci ha voglia, c'è un bello spirito, un bel gruppo, e è in grado anche di vincere, perché no? Ecco, quindi i suoi rapporti con Bianchi, si parla molto nella stampa, no? E Bianchi è un tipo così rude, invece Bianchi è un tipo tosto, eh? Tosto in che senso? Cioè, nel senso quadrato, un uomo serio. Molto serio, molto serio. Molto serio, dicendo che è un uomo serio, vi dovrebbe già essere sufficiente la risposta. Quindi tutto a posto. Direi proprio di sì.